Signori e signori, ragazze e ragazze, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo primo episodio in assoluto del canale, secondo solo la presentazione ovviamente, vedremo la prima puntata della serie sulla teogonia, ovvero la nascita del cosmo, dell'universo e dei primi dei secondo il poeta greco Esiodo. Prima di iniziare, però, ne volevo approfittare per ricordarvi che ho appena pubblicato un libricino contenente una raccolta delle principali leggende sulla mitologia greca. Eccolo qua, Dei, amori e dissapori della mitologia greca. È un libricino illustrato, lo potete trovare disponibile su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Per il resto, torniamo a noi e vi auguro un buon ascolto. In principio non vi era nulla nell'universo se non il caos, il vuoto primordiale. Il caos generò Gea, la terra. Insieme ad essa generò anche Eros, l'amore primordiale. Per dare ulteriore equilibrio al cosmo, generò l'oscurità e la notte, ma generò anche il giorno e l'etere. Fu il turno di Gea di dare ancora più equilibrio alle cose, così essa generò Urano stellato, il quale la ricoprì con un grande abbraccio. Dopodiché vennero generate le montagne e il ponto. Dall'abbraccio di Urano e Gea nacque la prima stirpe divina, i 12 titani. Oceano, Ceo, Crio, Iperione, Giapeto, Crono, Rea, Teia, Teti, Temi, Mnemosine e Febe. Gea e Urano ebbero però anche altri figli, tra cui tre ciclopi. I loro nomi erano Arge, il fulmine, Sterope, il lampo e Bronte, il tuono. Dopo i ciclopi generarono i tre giganteschi Ecatonchiri, dalle 50 teste e dalle 100 braccia, Cotto, Briareo e Gige. Urano stellato era però spaventato da questi mostruosi figli, perciò decise di non permettere loro di uscire dal ventre della terra. Gea, contrariata poiché li amava tutti, decise di liberarli. Dopo aver escogitato uno stratagemma per fare ciò, chiese l'aiuto dei titani per portarlo a compimento, ma essi si fecero tutti indietro. Tutti tranne Crono, il più audace tra tutti, che decise di aiutare la madre. In una notte in cui Urano stellato avvolse Gea per giacere con lei, Crono venne fuori dal nascondiglio e recise i genitali del padre con una falce donatagli dalla madre. Gli schizzi di sangue fecondarono Gea ancora una volta. Nacquero le Erinni, a letto Tisifone e Megera. Nacquero i giganti e le ninfe dei frassini. I genitali di Urano poi caddero nel mare e dalla spuma creatasi intorno ad essi nacque la bella Afrodite. Urano era stato spodestato, così cominciò il dominio dei titani con a capo di essi Crono. Urano però avvertì quest'ultimo: come io sono stato spodestato da un mio stesso figlio, lo stesso accadrà anche a te. Durante tutto il suo regno, a Crono non svanì mai dai pensieri questa profezia. Così il titano non tardò a diventare gelosissimo del suo potere, esattamente come lo era stato suo padre. Come prima cosa, rinchiuse nell'oscuro Tartaro i suoi mostruosi fratelli, ovvero i Ciclopi e gli Ecatonchiri, così da non rischiare minacce per il suo dominio. Crono prese poi in sposa sua sorella, la Titanide Rea. Da lei ebbe dei figli. Tenendo però bene a mente la profezia di suo padre, una volta nati, li divorò tutti, per prima Estia, poi Demetra, Era, Ade e Poseidone. Poi nacque Zeus. Rea, adirata poiché venne privata dei suoi figli, fuggì con quest'ultimo e lo nascose sul monte Ida, a Creta. Poi
Poi prese una pietra, la ricoprì di fasce e la portò a Crono, il quale, senza accorgersi di nulla, la divorò pensando che fosse il figlioletto. Zeus quindi crebbe di nascosto sul monte Ida, accudito e allattato dalla capra Maltea, una creatura tanto premurosa quanto poco bella. I titani pregarono la madre terra Gea affinché nascondesse la capra in una caverna. Questa creatura aveva anche un corno sul muso. Zeus venne anche nutrito dalle api e protetto dai cureti, guerrieri incaricati da Rea di percuotere le spade con gli scudi affinché il rumore dei vagiti del bimbo fosse coperto dal frastuono delle armi, in modo che Crono non lo sentisse. Una volta cresciuto, la capra Maltea morì e Zeus creò un'armatura con la sua pelliccia. Poi immortalò la creatura nel cielo stellato come segno di gratitudine, creando così la costellazione del Capricorno. Ormai diventato adulto, Zeus cominciò a pensare ad un modo per liberare i suoi fratelli inghiottiti. Così chiese consiglio all'Oceanina Meti, figlia dei Titani, Oceano e Teti. Ella gli diede una droga da fare prendere a suo padre Crono, e questa si rivelò efficace. Una volta presa, cominciò a vomitare, in ordine, i figli inghiottiti. Gli dèi erano finalmente insieme nel loro immenso potere. Zeus, Ade, Poseidone, Estia, Demetra ed Era. Cominciò così la grande e lunga guerra per il dominio sul cosmo, la Titanomachia. Bene ragazzi, finisce qui questo primo episodio della Teogonia. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, un commento, oppure a condividerlo sui vostri social. E noi ci vediamo al prossimo episodio, nel quale racconterò della lunga e cruenta guerra fra gli dei e i titani. Alla prossima e ciao a tutti!